C'è un pilota d'aereo che siede in un pub che mezzo ubriaco sta racconta tutte le sue prodezze a quelli che stanno al tavolo con lui. A un certo punto gli fa, immaginatevi la situazione, una nebbia fittissima che non si vedeva un palmo dal naso del muso dell'aereo e i motori spenti, i serbatoi senza un goccio di benzina e tutti gli fanno, incredibile, e come hai fatto a salvarti? Ecco il cazzo, sono partito. Siamo in un bar, un signore anziano si gira verso un ragazzetto e gli fa, ah giovano, ma te non lavori? E lui fa, io non lavoro mica, più alla pensione. Ah, all'INPS? No, a mio nonno. Una signora molto anziana, con tutti i capelli bianchi, si reca dal ginecologo per una visita di controllo. Quando il dottore la mette sul lettino e la fa spogliare, si accorge con stupore che sotto c'ha tutti i peli neri, 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 proprio corvino. Anche il ginecologo rimane un po' così, guarda i capelli bianchi, i peli neri, fa, signora, è veramente un caso singolare il suo, non l'aveva mai vista una cosa del genere, sotto ha tutti i peli neri e sopra ha tutti i capelli bianchi, ma com'è possibile? La vecchia gli fa, dottor, vuole mettere le preoccupazioni che mi ha dato una con le soddisfazioni che mi ha dato l'altra. È una fosa serata d'agosto. Un tizio molto accaldato entra dentro un pub e ordina una bella birra ghiacciata. Non appena gliela servono, gli viene l'impellente voglia di far pipì. Insomma, che fa? Lascia un attimo stabile, se guarda intorno, però il pub è pieno di gente. Allora che fa? Se va da un post-it, lo attacca sulla birra e ci scrive "C'ho pisciato dentro", così nessuno gliela tocca. Si alza e va al bagno. Dopo 5 minuti riesce dal bagno, arriva a bere la birra e sul foglietto c'è un'altra scritta. A legge, pure io. Una suora sta passeggiando per strada, a un certo punto pesta una merda. Come la pesta fa, cazzo, ho pestato una merda. Poi guarda il cielo, fa, oh no, ho detto cazzo, sì, ho detto proprio cazzo. E ho detto pure merda. Ma vaffanculo, la suora mancava lo fa. Siamo a bordo di un treno iperveloce. Nel vagone ristorante ci sono un francese e un romano che stanno ordinando due caffè. A un certo punto il barista riserve, il francese prende il caffè, lo manna giù tutto un fiato, ma è talmente bollente che gli si scotta tutta la lingua e per non far vedere che sta a soffrire comincia a piangere in silenzio. Perché il romano si gira e fa, oh, ma che hai fatto? E il francese fa, pensavo alla carissima anima di mia nonna, la quale amava molto il caffè caldo, lo beveva sempre così. Perché il romano mi fa, via, beve il caffè suo, ma è bollente pure il suo, come se scotta, comincia a piangere pure il romano. E il francese fa, che succede, che succede, perché piangi? E il romano, pensava qua la troia da tu nonno. Marito e moglie in pizzeria. Arriva il cameriere, cosa vi porto? E il marito gli fa, guardi, per me una bella Napoli, per mia moglie invece carciofi, prosciutto, funghi, olive e uovo sodo. Ah, capricciosa. No, rompe solo il cazzo. È notte, un tizio aborda una prostituta, scendono dalla macchina e vanno a scopare a mezzo a un prato, è tutto buio, questa si appoggia all'albero così, questo da dietro via sa, comincia a trombare, a un certo punto si accende una luce, arrivano i carabinieri, il carabiniere vede questo e gli fa così, ehi tu, che stai facendo? E questo gli garzoni tirati giù, lo guarda e gli fa, stavo a pisciare, il carabiniere si affaccia e fa, e quel culo? Lui si gira e fa, oh, meno male che me l'ha detto, sennò mi pisciavo addosso. Un tizio entra dentro un pub, si mette a sedere al bancone e ordina la birra. Come gli arriva la birra, si infila la mano in tasca, tira fuori un topo, una lucertola e un piccolo pianoforte. Come mette sta cosa così? E il topo si mette al pianoforte e comincia a suonare Yesterday e ha la lucertola che canta. E c'è sta uno lì vicino sbalordito, guarda gli fa così, incredibile! Ma lo sai che ci potresti fare i soldi con sta cosa? Lui si gira e fa, magari, però dopo c'è pericolo che si accorgono del trucco. Il trucco? Che trucco? E che ne ha la lucertola che canta? È il topo che è ventriloquo. Un contadino alcolizzato è preso da forti dolori al fegato. Arriva dal dottore tutto dolorante, il dottore lo fa mettere a sedere sul lettino, gli comincia a visitarlo, gli tocca il fegato, dopo un poco lo sente ingrossato, guarda e fa così. Lei beve? Lo so, guarda e fa, e famo tra un cuscetto. Alla fermata dell'autobus c'è un vecchietto che si avvicina ad un altro e con l'occhio così che fa, scusi, ma che numero è quell'autobus che ci vedo tanto bene? L'altro vecchietto si gira e fa, io non vedo manco l'autobus. Siamo in classe, durante l'ora di grammatica. La professoressa si alza e fa, Geppino, fammi un esempio di verbo al presente e uno all'imperfetto. Geppino si alza e fa, mi zio e mi cugino. Ma Geppino, ma che dici? Sì, mi zio si chiama Guido e mio cugino si chiama Gustavo. Antica Roma, siamo a Ostia. C'è un galeone ormeggiato al porto, a un certo punto un centurione scende con tutta l'armatura, scende sotto coperta e va dai schiavi rematori. Gli fa, schiavi, c'ho due notizie, una buona e una cattiva. Gli schiavi fanno, e dice subito la buona, sta arrivando in visita Cesare. E tutti in coro, ehi Pip, urrà, si è lodato Cesare. E la cattiva? Voleva sci d'acqua.
share più coatto del paese, che sta sempre in giro col Porsche, la capessa d'oro, la cinta che abborchia e il tennis dei diamanti. Oh, a un certo punto se ferma il semaforo con questo Porsche, gli si accosta un altro Porsche, lui si gira e dentro c'è una figa bionda. Lui la guarda, lei lo guarda, lui si abbassa gli occhiali, lei si abbassa gli occhiali, lui abbassa il finestrino, lei abbassa il finestrino, lui se la guarda e gli fa: hai scureggiato pure te. Siamo sull'autobus, sale il controllore, si avvicina al signore che sta viaggiando così e fa così: biglietto grazie, lui fa: guardi, ho l'abbonamento. Va bene, me lo mostri. Ma le ho detto che ho l'abbonamento. E beh, me lo mostri. Ma che, non sei fida? Eh no, me lo mostri. Vabbè, mi dia un biglietto. C'è un missionario che porta il verbo della religione in mezzo a una tribù di indigeni. Mo comincia a stare là e questi sono gentili, lo accolgono e si integra perfettamente nel nucleo di questo villaggio. Fino a che, in un certo punto, la moglie del capovillaggio, tutti i fini neri, a un certo punto gliene viene uno bianco. E il capo di buva su tutte le furie chiama il missionario da una parte e fa così: missionario, tu spiegare a me questa cosa strana, io tutti i figli neri, perché questo bianco? Allora il missionario fa: ma figliolo, devi stare tranquillo, se gira verso il gregge delle pecore fa: vedi quelle pecore, guarda, sono tutte bianche e una sola è nera. Il capo di buva si guarda e fa così: vabbè, io non direi niente del bambino, ma tu zitto de pecore. Due vecchietti a sede su una panchina dentro al parco cominciano a chiacchierare e uno tutto allegro, no? Allora gli fa: oh, ci vedo allegro questa macchina, ma che è successo? Il vecchietto gli fa: un po' capì, ho conosciuto una ragazza su internet di 18 anni, russa, bellissima, la mattina appena se svegliamo famo l'amore, a pranzo rifamo l'amore, poi pranziamo insieme, dopo pranzo e pomeriggio famo 2-3 ore d'amore, la sera prima di andare a dormire altre 2 ore d'amore, poi andiamo a dormire e la mattina si ricomincia tutto da capo. Madonna, gli fa amico suo: bello, ma da quant'è che va avanti sta storia? Comincio lunedì prossimo. Un uomo conosce una donna su internet e decidono di incontrarsi. Se stanno simpatici, se piacciono e decidono di sposarsi. La prima notte di nozze si vedono per la prima volta tutte e due nudi. Quando stanno a letto, lui se la guarda tutta, a un certo punto gli guarda i piedi e si accorge che questa c'ha le dita dei piedi tutte larghe così. Anche lui fa: scusa, ma come mai c'hai le dita così? Allora lei fa: guarda, io ho fatto per tanti anni la mondina e quando cammini tutto il giorno dentro al fango, succede così. Lui fa: ah, vabbè, spengono la luce e si mettono a fare amore. Dopo un quarto d'ora che stanno a fare amore, si sente al buio, lui gli fa così: oh, mi sa che dentro a quel fango ci si è cascata pure col culo. Un tizio si reca dall'oculista e durante la visita gli fa: qual è il suo problema? Ha detto: vedo tutte macchie strane, verdi, verdoline, ma strane. Il dottore gli mette in faccia tutto questo attrezzo, gli regola tutto, poi da un bel par d'occhiali fa: guardi, torni fra una settimana. Grazie dottor, se ne va. Dopo una settimana questo ritorna con sto occhiali: allora, come va? Vede sempre le macchie? Fa: sì, sì, però molto meglio. Siamo in un villaggio vacanze. Una coppia di romani si conosce con una coppia di milanesi e stanno tutto il giorno a parlare. E mo c'è sta il marito della milanese che dagli che fa il coatto tutto il giorno a fa: beh, noi a Milano corriamo, corriamo, lavoriamo tutto il giorno, siamo veramente una società all'avanguardia. E il romano zitto: noi facciamo di qua, noi facciamo di là. A un certo punto il milanese proprio esagera e fa così: voi giù al sud non avete proprio voglia di lavorare. Per esempio, se a noi ci porti un pezzo d'acciaio, noi ti costruiamo un transatlantico. E il romano dopo un po' lo guarda e fa così: senti, se a me mi mani tua sorella, ti faccio tutto l'equipaggio. Un aristocratico è in un ristorante iper lussuoso, a un certo punto arriva il maître e gli fa: buonasera, posso consigliarvi per iniziare il piatto della casa, lingua di vitello in umido? Anche quello si gira col fazzoletto e fa: per carità, al solo pensiero che è stato in bocca a un animale non lo mangerei mai. Cosa le porto? Le porti 2 uova. Siamo in un bar, il barista appoggiato sta parlando con un cliente abituale e fa: ma qual è la posizione preferita tua per fare amore? Quello ci pensa un attimo e fa: a pecora. Sassone, ti piace guardare il culo rotondo? No, no, a pecora mi ci metto io. Un vecchietto ultra ottantenne entra in farmacia, arriva al bancone e fa così: buonasera, volevo una confezione di profilattici. La farmacista lo guarda e fa così: bene, come li preferisce? Ultrasottili, ritardanti, stimolanti, con spermicida? Il vecchietto gli fa: se è possibile con le stecche. Un vecchietto dal dottore: dottor, mi gira tanto la testa, che può essere? Il dottore fa: probabilmente la pressione è alta. E il vecchietto accanto gli fa: allora io c'ho bassa, perché a me mi girano tanti i coglioni. Siamo in classe, quinta elementare. Geppino alza la mano. Maestra, maestra. La maestra fa: dimmi Geppino, come nascono i bambini?
E lei attacca con tutta la storia delle api, dei fiori, del polline, parla mezz'ora. Quando finisce di spiegare, Geppino si gira verso la compagna del banco che fa così. Oh, mo hai capito? Quando scopiamo, questo non è un cazzo, è un'ape.